Benvenuti al primo unboxing di Genshin Moon TV. Abbiamo la Lost Premium Box Edition in Blu-ray. Ti piace la mia camicina? Stile Polanca? Polacca. Polanca! È scoppiata l'estate! Come potete vedere, di solito gli unboxing si fanno a scatola chiusa, sigillata, eccetera. Però io preferisco farli dopo aver aperto la scatola, in questo modo vi so già che cosa vado a dire e eventualmente posso fare confronti. O esprimere altre opinioni. Eh sì, perché per esempio in questo caso, piuttosto che perdere tempo e aprire tutto in un secondo momento, io l'ho già. Stai fermo, che la rovini. Apro tutto prima. È di legno, Non è di legno, è di è ferro, cartoncino, fatto bene, però è di cartoncino. cartoncino. È di ferro. Peserebbe. Sembra arrugginita, non vedi che sembra Sì, è un arrugginita? effetto, però. Allora, dicevo, io l'avevo già aperta. Infatti, potete notare come le prime. Cosa fai? No, ti sto aiutando moralmente. Ah, va bene. Potete notare come le prime tre stagioni abbiano la scatola standard dell'edizione Blu-ray normale, quando appunto veniva venduta singolarmente, mentre le restanti tre hanno subito. Ma stai fermo! Volevo vedere, scusa, Mentre le restanti tre, non si sa per quale motivo, in questa versione. Le hanno messe in una normalissima scatola Blu-ray che un poi. po' stitica comunque come scatola, eh. Sì, sinceramente non mi sembra molto coerente perché dicevo, quando venivano vendute singolarmente avevano tutte questa dimensione, che sicuramente per farci stare circa 7 Blu-ray mi sembra il minimo, insomma, e si presenta anche abbastanza bene, ma poi quando di fianco ci metti questa. Ha dovuto risparmiare, non si sono accorti subito che erano andati fuori Ma budget. risparmiare, tanto la scatola è comunque un parallelepipedo, da come potete vedere. Ho capito cosa è successo. Hanno fatto fare prima la scatola, poi si sono accorti che erano troppo grandi i CD e li hanno fatti più stretti. Ma l'unica spiegazione coerente che mi viene in Ah, ho mente, detto giusto allora, vedi? coerente, cioè è una cavolata comunque da parte loro, però cioè, non ha alcun senso. Cioè, se tu le vendi singolarmente con questa dimensione. Questa. Sì, perché poi vai a farne tre di un tipo e tre dell'altro? Cioè, alla fine il numero di dischi è sempre lo stesso per ogni stagione. Infatti, nella prima stagione sono 3, 4, 5. Togli il naso. Sono 7 dischi, di cui l'ultimo contiene anche dei contenuti speciali. Ma dai che si rovina! Oh, sono toccata, cos'è che si rovina? C'ho Porca mica le mani unte, non c'ho mica le miseria! mani sporche. Ma insomma, cos'è sta cosa? Ci sono 7 dischi, mentre per esempio apriamo la quarta stagione e ce ne sono comunque 5, non è che ce n'erano 2 dentro. Qui tanto valeva fare secondo me la scatola doppia come spessore anche per le altre 3 stagioni. Hanno Comunque. risparmiato. Allora. Tu fai conto che se hanno risparmiato 50 centesimi ogni confezione, avranno fatto 10 milioni di confezioni. Alle 10 milioni è un'edizione premium, non è che ne hanno fatte chissà Allora, quante. 20 milioni. Ma no, ma molte meno. Adesso non so dirti 10 precisamente, pezzi. neanche 10, però è comunque diciamo una sorta di edizione limitata, ne avranno fatte molto meno che l'edizione normale da Blu-ray che ha solo i cofanetti, questi qua normali dentro. Comunque ne approfitto per dirvi una cosa che probabilmente vi interessa molto se siete intenzionati all'acquisto. Dunque, l'audio. Parliamo del Il doppiaggio. sonoro. Sì. Allora, le voci. La Comunque, musica. il doppiaggio, l'audio, Sì, c'è troviamo. bisogno che ti arrabbi, eh. Allora, troviamo nella prima stagione DTS 5.1 in alta definizione in inglese, DTS 5.1 in italiano e in tedesco, DTS HD 2.0 in giapponese. In giapponese? In giapponese. Adesso tiratela un po', sai che tu sai il giapponese, Non ho detto che niente. lo stu Lost. diventa. Sì, hai detto che Ma si aggiunge la U. tra l'altro non so neanche se l'hanno poi portato. Beh, sì, l'avranno portato in Giappone, però non ho mai visto Eh sì, c'era l'accanto. Jin, l'avrà anche portato in A Asia, parte che era coreano. eh. Jin Comunque, era coreano? sì. A me sembrava Comunque, giapponese però un po'. Dolby 2.0 in polacco e in russo.
Poi vabbè, ci sono i sottotitoli, inglese, italiano, tedesco, svedese, norvegese, danese, finlandese, per l'Islanda, che non so come si dice per l'Islanda, islandese, polacco, turco, russo, giapponese. E in lingua islamica non c'è? No. Ecco, per forza dopo si incassano gli islamici, non ci fanno neanche l'host con la loro lingua, ma insomma, questa è una discriminazione bella e buona, è una discriminazione razziale. Ma se un arabo vuol vedere un film americano non può perché non ci capisce niente, nessuno ce li ha tradotti i film, ma cos'è questa cosa qui? Qui bisogna andare all'ONU e parlarne, no, l'ONU, Organizzazione Nazioni Unite, se non lo sai. Caro mio ignorante, e bisogna parlare di queste cose perché le popolazioni hanno pari diritti, ricordatevelo. E se un arabo non può vedere un film come Lost, non sa cosa si perde. Ma c'hanno Tunak Tunak Tuk. Cioè... E quello però l'hanno tradotto anche in italiano, Tunak Tunak Tuk. Io l'ho visto. Comunque ci sono i sottotitoli in turco, Ma in turco cosa vuol dire? Mica è arabo il turco, sono i turchi adesso. Ma c'è in inglese, sottotitolo in inglese ormai. Ma adesso siamo tutti obbligati a sapere l'inglese, vabbè. Ormai, sì, questo... Poi, passiamo alla seconda stagione. Per quanto riguarda la seconda stagione dovrebbe essere più o meno lo stesso discorso, lascio qua, dovrebbe essere più o meno lo stesso discorso. Infatti abbiamo 5.1 HD in inglese, 5.1 in italiano e in tedesco, DTS HD 2.0 in giapponese e Dolby 2.0 in polacco e in russo. I sottotitoli sostanzialmente sono gli stessi, diciamo quelli che vi potrebbero interessare in inglese, in italiano e in giapponese ci sono, quindi è come la prima stagione. Ma non ci sono in arabo, sappiatelo, voi amici ascoltatori musulmani... Lo compreranno per quello, amici, perché non ci sono i sottotitoli ascoltatori musulmani, islamici e arabi, non ve l'hanno fatto per voi. Questa è una vergogna. Passiamo poi alla terza stagione. Lo farò presente a mio papà che ha delle conoscenze in alto. Già che ci siamo, vi mostro anche l'interno, ma sostanzialmente è uguale per tutte le... Posso vedere anch'io, scusa, appoggiarci il naso. Allora, sostanzialmente è uguale per tutte, abbiamo... da 5 a 7 dischi circa. Sì, insomma, diciamo che per la terza stagione non sono fantastici le stampe, non sono fantastiche le stampe, però vabbè, è una scelta di colori, non della stampa in sé. E come al solito l'ultimo disco per i contenuti speciali. Ma torniamo all'audio e ai sottotitoli, che è probabilmente una delle cose che mi interessa di più, se riesco a chiudere la scatola. Ok. Troviamo sempre, però dalla terza stagione in poi non c'è più il giapponese, non c'è più l'audio giapponese. Ecco, così ci inimichiamo anche i giapponesi, pensa a te, e poi dicono che scoppiano le guerre, ma sai che poi dopo andando a fondo si capiscono tante cose, aspetta, 5.1 HD in inglese, 5.1 italiano e tedesco, Dolby 2.0 polacco e russo, vabbè. Poi, sottotitoli. Senti, sai che sono impressionato da una cosa? Dalla potenza delle tue braccia. Grazie. Hai fatto anni di palestra, vero? Sì, sulla Wii però. Allora, poi passiamo... Hai sviluppato le dita allora. Passiamo... Cioè le dita di acciaio. Come Jet Li o Jackie Chan. Passiamo... Come un ninja. Sì, basta, sì, vabbè, hai capito. Vabbè, scusa. Passiamo ai sottotitoli. Cercavo di darti un po' di meriti. Soliti inglese, italiano, tedesco, svedese, eccetera. E mancano anche i giapponesi. Quindi proprio dalla terza stagione in poi compreso il giapponese ve lo scordate in qualsiasi forma. C'è sempre il turco, che vabbè. Sì, dopo, se poi ci sarà una seconda per Arbul, sappiamo anche il perché. Ah, poi ne approfitto per farvi vedere la stampa in rilievo. Vabbè, ovviamente dal video non si vede, però è una stampa in rilievo. Ma si sente, se voi fate così si sente. Ma te la faccio in testa. Allora, dicevo, una stampa in rilievo dell'isola fatta anche abbastanza bene. Poi, passiamo alle stagioni striminzite, ovvero la quarta... Dolby Digital 5.1 inglese, italiano e spagnolo, DTS 5.1 italiano e spagnolo e PCM 5.1 in inglese, sottotitoli soliti inglese, italiano, spagnolo, eccetera eccetera. Mi sembra che manca però, da quello che vedo qua, il tedesco. Infatti ci facevo caso, manca l'audio tedesco e i sottotitoli in tedesco. Siamo a posto, qua scoppia. No, i sottotitoli ci sono, però manca l'audio in tedesco. Non si sa, da una stagione all'altra tolgono e aggiungono delle tracce audio, si inventano delle lingue. Non so perché.
Comunque, siamo a rischio di terza guerra mondiale, ve lo dico subito, Poi, anche in questo caso, la stampa, poi, ma, sì, ma fai piano. Ma si rovinano mica, ecco, fai paura. La stampa, poi, che seccatore, sui dischi, anche qui la scelta dei colori non è il massimo, ma la stampa in sé non è male. E ovviamente l'ultimo disco sempre per i contenuti speciali. Poi ci rimane la quinta e sesta stagione. Quinta e sesta stagione, dunque. Cosa vi interessa? Allora l'audio. Ah, qui sono sempre di meno, più andiamo avanti più ne tolgono. E sai perché? Perché non ce ne frega niente a nessuno, è stato un flop, ve lo dico subito, non compratelo perché è una cosa schifosa, non si capisce come finisse, è una fregatura. E ovviamente Pier Filiberto non capisce niente, come sempre. Allora, DTS... Poi, senti, io non ti ho offeso, DTS 5.1 HD in inglese, come solito, e DTS 5.1 italiano e tedesco, tornano i tedeschi. E poi sottotitoli soliti inglese, italiano, tedesco, turco, che non manca mai. Però sì, è rimasto solo inglese, italiano e tedesco nella quinta stagione. Mentre nel... Plastica, Vabbè, per forza. Mentre, per quanto riguarda l'ultima stagione, preparatevi, ovviamente è un video per gli italiani, quindi anche perché parliamo in italiano. Preparatevi perché la sesta stagione, DTS 5.1 in inglese, Dolby 2.0 in inglese, basta. E adesso insorgerà anche l'Italia. È solo in inglese, quindi non si capisce perché. Allora, nelle prime due stagioni abbiamo avuto anche il giapponese, addirittura l'italiano, il giapponese, qualsiasi lingua, si fa per dire. Poi dopo, nella terza, quarta, quinta, sempre la traccia italiana, perché giustamente c'era nelle versioni inglesi, ma la sesta, niente. Quindi, riassumendo, tutte le stagioni hanno sia l'audio italiano sia l'audio inglese, tranne la sesta stagione che ha solo l'audio inglese. Quindi, se volete avere anche la sesta stagione con l'audio italiano, vi conviene comprarla singolarmente nella versione italiana e poi andarla a sostituire a questa. Invece, per gli amici arabi, sappiate che questo loss qua è meglio che non lo comprate, perché per voi non c'è scritto, non c'è nessun tipo di traduzione, né scritti i testi, i sottotitoli, e neanche la traduzione nella vostra lingua. Poi. Questo è un confanetto razzista. Poi, l'unica cosa è che se comprate il cofanetto della sesta stagione italiana, il problema è che sarà grande al doppio, sarà spesso il doppio, quindi poi non ci sta neanche. Bello. Sì, una fregatura, insomma, diciamoci quanto costa e dove si compra. Costa, un attimo che controllo. Per chi avesse la malaugurata idea di andare a spendere dei soldi. 163 sterline. Presso amazon.co.uk ed è più o meno lo stesso prezzo che troverete anche dagli altri venditori sostanzialmente online. Ma tu hai speso quei soldi per comprarlo? Più o meno, poco meno, ecco. Sì, ecco dove butti i soldi tu. Rimane da vedere, allora sì, da vedere, diciamo che c'è ben poco, c'è una scatola ancora più striminzita, Lost the Complete Collection Exclusive Bonus Disc. Questa qui, ma vedete, cosa pensi che ci faccio? Che la rompo? Sì, già ricordiamo, queste scatole sono in plastica abbastanza ciuccina, quindi se le guardate male... Plastica? Ciuccina. Come ciuccina? Una plastica non di grande qualità. Ah, dopo quello che costa anche la plastica scarsa ci mettono. E non ci fanno il coso, la traduzione per gli arabi. Pensate che fregatura, ragazzi. Questa, dicevo, è... il contenuto di questo bonus exclusive bonus disc, abbastanza... Cosa c'è dentro? Dei contenuti speciali. Contenuti speciali video, dietro le quinte, scene tagliate, eccetera. Poi questo, c'è un librettino dentro, che è praticamente la guida agli episodi, come potete vedere. Una guida agli episodi, a colori.
La guida è molto importante, siccome in questa serie non si capisce una massa, iniziano alla fine i flashback, i flash forward, una cosa del genere, allora ci vuole la guida con le istruzioni per capircene qualcosa. No, semplicemente una guida agli episodi, che se uno ha qualche dubbio, sostanzialmente poi vi passo, si fa vedere il riassunto dell'episodio precedente. Vi passo al finale, che quello non spiega niente, ero capace anch'io di fare un film così. Non so se si vede più o meno le immagini, ecco. Realizzato in uno stile, diciamo, antico, con qualche filtro, diciamo, per quello strano. Che mi riguarda, vi sconsiglio vivamente di comprare sta roba qua. Ma smettila. Sì, e lui invece vi consiglia, tu li consigli? E poi ci arriviamo. Allora, questo invece è l'ultimo contenuto, si tratta del Lost The Complete Collection Board Game Senet, The Game of Passing. Praticamente è una scatola. È il gioco di società che si vede verso le ultime puntate della serie, quello di Jacob sostanzialmente. Allora, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. C'è una sorta... Ci sono dei sassi qua dentro? C'è una sorta di... Ma ti hanno venduto dei sassi? Aspetta un attimo, andiamo per... Ma roba da amati, ma pensa a te! Andiamo per ordine, non facciamo confusione. C'è questa sorta di... Questi scatiera... qua sono i sassi della ferrovia. Dei sassolini che non ho aperto, li ho lasciati ancora chiusi. Si sa mai che si rovinino, eh? Questi che sono tipo dei segnalini, non si vede molto bene perché è dentro la plastica, ma preferisco non aprirli. Questo che è un Ankh, non so come si pronunci. È la croce. Sì, quello che... La croce dei tartari. Sì, ecco. E questo... Che altri sassolini per il giocatore 2. Certo. E qui dietro le istruzioni. Sì, non credo che qualcuno di voi mai ci giocherà, però sicuramente è un'aggiunta interessante. Sì, sappiate che per fare questa serie speciale, questa box, serie limitata, hanno portato via tutti i sassolini della ferrovia di Lecco Milano. E c'è stato un deragliamento del treno. Sì. Rimettiamo via questi e... Arriviamo alle conclusioni sostanzialmente. Sì, adesso. Qua ti voglio sentire proprio che cosa dici. Allora, come cofanetto rispetto alla versione americana è inferiore. Allora perché non hai preso la versione americana? Uno direbbe, è vero. La versione americana è in una regione differente, quindi mi sarebbe servito un lettore Blu-ray americano. Perché ok, ci sarebbe stato l'audio solo inglese dentro, vabbè. Ne avrei fatto a meno di quell'italiano. Il problema è che non sarei riuscito. Perché lui sa l'inglese, Non sa l'italiano, ma sa l'inglese. E quindi ho dovuto prendere questa perché è l'unica sostanzialmente arrivata vicino a noi. Perché in Italia questa non è nemmeno arrivata, ricordiamolo. È arrivata al massimo in Inghilterra, se non erro anche Francia e Germania, però da noi non è mai arrivata. La versione americana, dicevo, aveva una forma trapezoidale. Quindi già anche più carina da vedere, in più aveva tutti questi contenuti e anche una torcia piccolina per vedere degli indizi segreti e una lettera che proveniva dalla roccia nera, così, erano aggiunte interessanti, qua non le hanno messe, già hanno fatto la scatola il più piccolo possibile, secondo me se la facevano di altri... qualche centimetro in più sarebbe bastata per farci stare tutte le confezioni così, alla loro dimensione standard. Alta così? No, alta uguale, però un po' più larga. Ci stavano tutte le confezioni con la loro dimensione originale, e invece ne hanno fatte le prime tre dimensione standard, le altre tre le facciamo più piccole così perché ci tira. Va bene, poi alla fine il risultato finale, come potete vedere, è questo. Per un collezionista non è stata una grande idea, però vabbè, diciamo che se non altro tutte le stagioni, contenuti speciali esclusivi di questa edizione, il Senet Game e la guida agli episodi, quindi tutto sommato non si può neanche dire che non sia soddisfatto. Si poteva fare sicuramente qualcosa di più, se non portare direttamente la versione americana in Inghilterra, ma proprio tale e quale, era così difficile? Non lo so, l'hanno dovuta rifare, peggio per certi versi, e c'è andata... Senti, ma alla fine tu la consigli questa?
Sì, la consiglio, nonostante la quarta, quinta e sesta stagione striminzite, intendo come dimensione delle scatole, nonostante questo problema estetico delle scatole, la consiglio perché come prezzo è abbastanza conveniente. Se allora facciamo due conti, 160 sterline, facciamo cifra tonda, diviso 6, sono circa poco meno di 30 sterline ognuna. Poco meno di 30 sterline a stagione e in più con i contenuti di questa premium box, quindi la guida agli episodi, un disco esclusivo per gli extra e questo Senet Game che non ci giocherà mai nessuno, però è un contenuto in più che fa piacere. Allora insomma tu lo consigli? Sì. Questo vi dimostra una cosa, che lui è un venduto. Perché? Sì, tu sei pagato. Pagato, 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 capra, 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 capra. Come si fa a consigliare una porcheria del genere? Non ha né capo né coda. Né capra né coda. Né capra né coda. Non si capisce come finisce e lui ve lo consiglia. Sappiatelo che lui è un venduto. Ecco. Vabbè, fateci sapere se avete intenzione di comprarlo o se l'avete già comprato e siete d'accordo con noi o con Filiberto. Alla prossima, unboxing. Al prossimo unboxing.